per il tuo bambino che ti vuole tanto bene e tu vuoi molto bene al tuo bambino, vero? Sì, io voglio molto bene al mio bambino. E quindi partirò per la terra. E quindi partirò per la terra. Brava Dorothy, grazie per aver accettato di tua spontanea volontà. Quintalina è già pronta per la partenza. La storia è che il mago di Oz e sua figlia Dorothy sono fuggiti sulla Luna in seguito a un disastro ambientale sulla Terra e da qui partiranno alla ricerca di tracce di vita sul nostro bel pianeta. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! La prima volta in cui così tanta tecnologia viene portata in teatro. Pericle Salvini e Fabrizio Vecchi sono ricercatori della Scuola Superiore Sant'Anna e fanno parte del team italiano che da tempo ormai collabora con ingegneri e tecnici coreani per questo concentrato di tecnologia che è anche un mix con la tradizione e la cultura. Abbiamo lavorato tanti anni, questo è il risultato di tanti anni di lavoro. E grazie a questi anni abbiamo creato un contatto con i coreani e abbiamo sviluppato insieme a loro questo spettacolo. La rappresentazione ispirata appunto alla favola del mago di Oz è andata in scena per la prima volta a Peccioli con il sostegno della società Belvedere. Mr. Kim, presidente dell'azienda coreana RoboTever, elogia il lavoro degli italiani. Si è mosso anche il governo di Seoul per favorire questa sinergia voluta e coordinata dal professor Paolo Dario. Sono anche queste le frontiere della robotica? Sì, lo sono, perché avvicinano i robot sempre più alla gente e non soltanto a utenti specializzati ma anche al pubblico in generale, compresi i bambini. È una robotica che rappresenta una sfida tecnologica come sempre, ma che si mischia con l'arte e quindi si apre alla cultura. Per ora è solo l'inizio, ma noi crediamo lo sarà sempre più, e anche mira a creare occasioni di lavoro. Solo per fare questa iniziativa abbiamo assunto una serie di giovani e speriamo che, se la cosa va bene, ce ne saranno altri ancora. Ho visto 5 anni fa un'orchestra jazz di robot in Giappone all'Expo Universale nello stand Toyota. Fummo impressionati, c'era anche il professor Dario, vedere questi 12 robot che hanno fatto pezzi di un ottimo jazz tra di loro, col maestro anche robot. Quindi credo che sia un fatto estremamente positivo. Sono anche modi per sperimentare questa tecnologia e poi per renderla anche possibile per utilizzi anche a livello industriale. Attore, il protagonista Emanuele Gamba, difficile interagire con i robot? Difficile ma interessantissimo, molto divertenti. Finalmente degli attori obbedienti con i quali non si deve urlare. Io ti aspetterò qui. Anch'io ti aspetterò. Sono felice di averti conosciuto. Fai buon viaggio e torna presto a trovarci. Addio, cara Dorothy. Ad assistere alla prima c'erano moltissime persone, anche tanti bambini naturalmente, tutti attenti e affascinati. Esprime soddisfazione per questa iniziativa che è nello stesso momento scientifica e culturale il direttore della Scuola Superiore Sant'Anna. Avrebbe mai pensato che la robotica un giorno sarebbe arrivata a questi livelli? No, non avrei mai pensato, soprattutto quando andavo in Corea a scrivere e presentare proposte per ottenere finanziamenti, ben 15 anni fa non avrei mai pensato che un giorno avremmo visto uno spettacolo di robot italo-coreano. È una sorpresa piacevole, un'attività della nostra spin-off e dei nostri ragazzi. Siamo qui per incoraggiarli, perché è importante creare occupazione, nuovi sbocchi industriali, quindi verificare queste nuove potenzialità anche in campo artistico.